Ciao, siamo qui da Kazam, che ha uno stand abbastanza interessante alla Mobile World Congress di Barcellona, perché ha portato molti prodotti, e in questo momento stiamo dando un'occhiata ai nuovi smartphone di entrata, entry level dell'azienda, perché abbiamo tre nuovi Trooper che hanno delle caratteristiche abbastanza peculiari. Partiamo dal Trooper 450L, un terminale con una diagonale di 5 pollici, la risoluzione purtroppo non è altissima, ma in effetti da un terminale entry level ce lo si può aspettare. Abbiamo infatti un monitor, uno schermo, sì, un monitor. Partiamo infatti dal Trooper 450L, un terminale da 5 pollici, la risoluzione non è altissima e vabbè, ce lo si può aspettare da un device entry level di fascia bassa. Abbiamo infatti una risoluzione di 480x854 pixel, quindi una densità discreta, ci permette di visualizzare abbastanza bene i contenuti, niente di speciale neanche il processore, un quad core a 1,2 GHz coadiuvato da un gigabyte di memoria RAM e 8 GB di memoria interna. Fortunatamente la memoria interna è espandibile e quindi abbiamo la possibilità tramite micro SD di andare ad aggiungere diversi gigabyte di memoria. Come potete vedere, la versione Android a bordo è la 4.4.4, la fluidità sembrerebbe discreta a una prima prova e il terminale non è male al tatto, un pochino spesso, un pochino ingombrante, però dal punto di vista del design è abbastanza piacevole. Passiamo, ci spostiamo al Trooper 451, si tratta di un dispositivo anche in questo caso con a bordo Android 4.4 KitKat, l'interfaccia è la stessa di quella che abbiamo già visto sul 450L, anche il processore è un quad core settato a 1,2 GHz e lo stesso è anche il pannello, 5 pollici 480 per 854. Una cosa che cambia è che in questo caso abbiamo meno memoria RAM e meno storage, abbiamo infatti solo 512 MB di RAM e 4 GB di memoria di storage, che possono sempre essere espansi tramite micro SD, ma che in questo caso ci paiono veramente pochi anche per un telefono entry level, che comunque è un telefono dalle linee abbastanza piacevoli, abbastanza interessanti, però in effetti la scheda tecnica non è molto promettente. Passiamo al terzo nuovo telefono della categoria, si tratta del Kazam Trooper 445L, è un device con un display da 4,5 pollici 480x800, un display che a dirvi la verità rispetto agli altri sembra un pochino meno buono in quanto a resa, perché ha dei colori più slavati, meno naturali, meno piacevoli. Anche in questo caso Android è 4.4 KitKat, cambia però l'interfaccia, non è più quella dell'azienda, è quella classica prevista da Google. Qui abbiamo a bordo però un processore leggermente più performante, un quad core da 1,3 GHz coadiuvato da 1 GB di memoria RAM e da 8 GB di memoria interna, anche qui micro SD per l'espansione della SIM, doppia fotocamera come su tutti e tre i telefoni, doppia fotocamera che il comparto fotografico va a comporsi di un sensore anteriore VGA e di un sensore posteriore da 5 megapixel, così come sugli altri due Trooper. Anche in questo caso il design non è niente di speciale, forse un po' meno piacevole di quello visto sugli altri due terminali, però minimale, abbastanza interessante. Questa era la nuova linea entry level di Kazam. Per readable.com un saluto da Gianluca Cirigliano.